Un'iniziativa pensata per sensibilizzare l'intera comunità accademica e cittadina sull'importanza cruciale della risorsa idrica nell'attuale contesto di cambiamento climatico globale. L'idea è stata sviluppata dagli studenti Unibas aderenti all'associazione IUNI attraverso il progetto Acqua, unica costante tra passato, presente e futuro. Un seminario divulgativo e poi azioni pratiche sul campo, e questo è il percorso organizzato e che rientra in una visione più ampia di condivisione delle criticità che, soprattutto in questo periodo, con l'imminente sospensione idrica in 29 comuni del Potentino a causa della scarsità di acqua nei bacini, impone un confronto e una forte sensibilizzazione. L'obiettivo è quello appunto di far capire a tutta la popolazione, diciamo a chi parteciperà all'evento, quello di far capire quanto è importante l'acqua, quanto noi magari sottovalutiamo questo bene che è di prima necessità, invece quanto dobbiamo cercare di risaltarlo, proprio perché magari per molte popolazioni all'interno del nostro mondo può essere un bene che magari non è presente tutti i giorni. Il progetto prevede una collaborazione attiva con il Comune di Potenza, Legambiente e Acque e Minerali d'Italia. Questi partner offriranno preziose competenze e supporto per realizzare azioni concrete sul territorio, coinvolgendo attivamente la comunità studentesca e cittadina. Immancabile il sostegno di docenti e ricercatori Unibas. Soluzioni ci sono e la ricerca cerca di portare avanti istanze dove si va a, prima di tutto a razionalizzare l'uso delle risorse idriche, al riutilizzo delle acque reflue per settori che possono essere industriali e agricoli. Chiaramente abbiamo un tema fondamentale che è quello della vetustità delle infrastrutture che comporta anche una riduzione della capacità di disponibilità d'acqua.